comincerei, visto puntuale alle 3, anche meno qualcosa. Manca Sergio Gatto, vabbè. Tre quarti dei moschettieri, diciamo, che hanno un numero legale. Dunque, noi abbiamo un ordine che peraltro appena Sergio Logatto, che sarebbe il segretario di questa giornata, è qui, ci dirà, insomma, magari anticipa anche un po' le persone che si sono iscritte, cercando di conciliare chi si è iscritto nei giorni precedenti via mail e chi si è iscritto oggi a partecipare. Farei una proposta tecnica, vediamo se siete d'accordo. Io limiterei gli interventi, diciamo, di carattere personale, nel senso delle singole strutture, non di carattere personale, cioè di psicodrammi. Nel senso che abbiamo tre ore di tempo. In queste tre ore di tempo potremmo provare, se siamo tutti d'accordo, a cercare di capire come rendere concreti gli interrogativi che abbiamo posto all'interno di questa conversazione, cioè attiviamo questi tavoli. In realtà ci sono dei percorsi precedenti che sono stati già elaborati in altre assemblee, se qualcuno c'è in quell'assemblea vuole farci un resume di questo è invitato a parlare, a dirci, vogliamo darci una tempistica, cioè ricontattiamo l'assessore per un tavolo tecnico quando? A marzo, ad aprile, elaboriamo, qualcuno di noi si può anche prendere in qualche modo la responsabilità di sintetizzare gli interrogativi anche in maniera molto sintetica, ma almeno per arrivare con dei termini chiari. E io ho, insomma, mi sembra che i temi che sono usciti fuori sono sostanzialmente tre, che sono le risorse, la burocrazia e gli spazi, ai quali aggiungerei forse, ora vediamo se Antonio è d'accordo, anche un discorso di governance teatrale della città, visto che poi il Teatro di Roma avrà delle competenze ancora più diffuse, forse, vedremo, non lo so, però potrebbe essere anche interessante mantenere un dialogo, diciamo, cittadino attorno a quello che è il teatro che vorremmo, visto che poi se questa cosa la riusciamo a tradurre in dei dati molto chiari, il Teatro di Roma può essere anche quell'istituzione faro di cui parlavi tu, no? Che un po' fa anche da interlocutore su certi aspetti. Quindi capiamo se ci sono altre problematiche. Veronica Cruciani, che era il primo intervento, se non sbaglio, faccio io il Sergio Logatto della situazione. Tu ci stai parlando anche dell'altra assemblea, giusto? Quindi ci puoi fare questa azione di sintesi, così siamo tutti informati anche su come sono andate. Anche Fabrizio? Quella del Quarticciolo? Ah, certo. Ciao a tutti. Allora, io, siccome appunto dicevo prima che avevamo provato già appunto a settembre, c'era stato già un incontro appunto con Luca Bergamo, abbiamo già proposto di fare questi tavoli, poi abbiamo provato anche a chiedere dei nuovi incontri, però mi sembra evidente che, come dire, da soli loro non ce la fanno, no? Non lo so, comunque non ce la fanno a organizzarli. Forse potremo, questa è una proposta che vi faccio, poi insomma ditemi voi, concentrarci in queste ore che mancano a fare un po' una cosa a metà, nel senso, se noi individuiamo adesso i temi, i macro temi di questi tavoli, che non servono solo a fare quattro chiacchiere, diciamo, servono anche concretamente a risolvere delle questioni importanti, e loro si occupano di calendarizzare questi incontri, secondo me può essere fatto un passo in avanti, io penso. Quindi vi faccio questa proposta, nel senso di usare anche questo tempo insieme per individuare quelli che sono i temi importanti di questa città, perché sono tanti, come avete visto lui non poteva rispondere a tutti, ogni tema poi ha dettagli particolari, sono tematiche appunto complesse. Quindi dico, questo forse secondo me potrebbe essere una possibilità per fare un passetto in avanti rispetto alla situazione generale, anche rispetto, capito, alla riunione che era già stata fatta a settembre, che poi non ha portato, come dire, attivamente a questi tavoli. Ditemi che ne pensate, questa è la mia proposta. Guarda, scusa, però io penso che ci sta provando. Sì. Penso che un principio anche di competenza, sì, può servire. Questo anche il futuro che ci
si prospetta, no? Di lavoro sui tavoli. Questo futuro ci si prospetta di lavoro sui tavoli, che siamo tutti consapevoli che non ci si sottrarrà, ma richiederà tanto tempo. L'assessore ha anche detto una cosa giusta, ha detto bisogna trovare una sostenibilità a questo, e su questo anche, non so, bisogna pensarci, un metodo. E poi forse le cose possono funzionare, però a lavorare su delle cose concrete. L'altra cosa che raccoglie forse anche delle criticità che sono emerse oggi, per esempio l'assessore ha detto forse è una cosa che aspettavamo, quindi in parte una buona notizia, dovrebbero uscire poi i bandi dell'estate romana, dell'autunno, eccetera. Ho provato a chiedere, cioè nessuno di noi ha visto niente, come dire, no? Non che sia dovuto conoscere prima, ma avere, come dire, un'introduzione su quali saranno le nuove procedure, per esempio, potrebbe essere utile. Quindi un incontro, forse io lo chiederei con l'assessore nuovamente, più urgentemente di quanto stiamo dicendo, provando magari a lavorare già su una simulazione, su quello che ha già del bando, che ci può dare un'azione concreta di misurarci su una cosa. Perché vi ricordo che il bando che è uscito precedentemente, che appartiene a un'altra storia, un'altra amministrazione, è uscito 30 giorni per farlo, tutti firmiamo perché in corsa, diciamo, in accelerata di risorse economiche, e poi dopodiché ci arrivano le tegole sulla testa e tutti noi oggi non rifirmeremo quei bandi. Ok, quindi siccome poi ci saranno di nuovo solo 30 giorni per accettare o non accettare una procedura che, se tanto mi dà tanto, anche rispetto a quello che ha detto Luca, non potrà cambiare più di tanto, perché le procedure amministrative, la burocrazia ci tiene sotto scacco a livelli esasperanti. Quindi forse una sequenza di tavoli da qua a ottobre, come sarà, un primo tavolo possiamo farlo più sul locale, che capisco che è parziale anche rispetto alle problematiche, però magari ci dà già il disegno di quelle che possono essere intanto anche le competenze in campo e le nostre esigenze, perché questo, però, parliamo di marzo, che è praticamente già arrivato. Considerate che quasi tutti di noi, nessuno ha chiuso le procedure di rendicontazione dell'estate romana precedente, quindi diciamo, la situazione è grave e non dipende tutta dall'assessore, quindi forse lavorare su questi temi ci potrebbe essere utile, ma sono d'accordo che già da oggi pomeriggio potrebbe essere una strada. No, io avevo individuato, però vediamo se siamo tutti d'accordo con questi temi. Diciamo, la burocrazia, che è il tema locale che dice Roberta sostanzialmente, cioè anche forse potrebbe diventare come? Conoscere, ma forse potrebbe diventare anche un appuntamento fisso in cui il settore si confronta con l'amministrazione anche a livello progettuale sui prossimi bandi. No, cioè l'errore di un bando magari può diventare un no.